Noi abbiamo l'esigenza di portare più Toscana in Europa perché le scelte principali, quelle che riguardano la vita di ciascuno di noi, partono dall'Europa. Io dico sempre, chi va a rappresentare cittadine e cittadini in Europa non lo deve vivere come un punto di passaggio, ma deve essere, prendersi carico di una responsabilità importante. E per far questo è necessario esprimere le migliori energie che noi abbiamo. Io al segretario regionale, ho dato la mia disponibilità, l'ho fatto pensando che la Toscana, è tanto altro oltre Firenze e richiede, come dire, un impegno differente dalle aree interne alla costa, la rappresentanza di questi territori che sono più lontani dal centro decisionale, ma che svolgono e sono fondamentali per la nostra regione. Lo faccio convinto di mettermi a disposizione. Innanzitutto ci sono tre preferenze e quindi se lavoriamo tutti insieme è possibile esprimere tre preferenze, quindi questo dipende molto da come noi lavoriamo in questa direzione. Però io non la vedo come candidature che vanno in competizione, ma come due candidature che aiutano in un partito che si è molto spostato su posizioni radicali a portare un consenso e a cercare di prendere consenso verso quella parte che invece potrebbe andare a sostenere Italia Viva o più Europa o Azione. Ecco, il nostro compito è cercare di essere anche creatori di ponti e riportare nel Partito Democratico anche un pezzo di elettorato che fatica oggi ad esserci, perché il PD resta il PD se è un partito plurale, se ha voci differenti. Quindi la candidatura mia e del sindaco di Firenze potrebbero stare insieme e qui però conta molto il partito, ha ragione Ernesto. Il partito deve costruire le condizioni per cui questa terna di nomi con una donna che fa riferimento più all'area che ha sostenuto la segretaria nazionale dovrebbe essere il lavoro che fa tutta la Toscana. Se invece chi guida il partito pensa che sia più importante esprimere un rappresentante di area politica più che rappresentanti del territorio, e allora cambia lo schema di gioco.